Buongiorno a tutti, la musicista 97 che oggi si trova alla chiesa della Madonna della Neve nella bellissima Val Visdende. Ecco qui una veduta della facciata. L'entrata della chiesa. Questo cartello che indica gli orari delle messe che sta soltanto alle 16:30 la domenica. Ed ecco qui una ripresa del bellissimo panorama che si vede da questa incantevole valle. Non è una delle migliori giornate, comunque si sta una meraviglia. Questa è la bellissima croce, molto imponente. Questa invece è la piccolissima croce che si trova sulla cuspide del piccolo campaniletto. Ed ecco qui la chicca. Una campana in Mi 4 che suonerò personalmente a mezzogiorno, dando il battiore delle ore 12 e la distesa feriale. Ecco qua il cartello che indica gli orari delle messe. In questo caso domenica a Padova alle ore 19. Già sicuramente la conoscete quella chiesa. Parrocchia di San Vito di Cadore, chiesa Madonna della Neve. Eccola qua. Allora, Santa Messa domenica ore 16:30. E adesso andiamo dentro. Eccola qua. Una bellissima chiesa della Madonna del Cadore. Scusate, Madonna della Neve. Questa è animata. Eccola qua. La statua della Madonna. Ed ecco qua una ripresa all'interno della chiesa. Ah, le vetrate, certo forma un po' strana, però bellissima.
fare tutta una sorta. Che carino. Dai, che bello. Qui che papà è venuto, vuoi tira? Vuoi tira. Che bella. Buongiorno. Buongiorno. Ma è ragazzo, buongiorno. Non è la vita. Dalla, dalla, come ti avete fatto? Io sono bella, casa. Questa invece è la facciata laterale della chiesa. Qui è inquadrato il monte da cui nasce il fiume Piave. Un'inquadratura sulla piccola croce. Adesso passiamo a lei. Questa è la struttura campanaria. Ecco qui ancora l'imponente croce. Passiamo a lei. La campana è un Achille Mazzola del 1922. Ha un diametro di 45 cm e uno spessore pari a 4,5 cm. La sua nota è un Mi4. Su di essa non è inscritto molto, vi è soltanto la dedicazione della campana. Praticamente questa campana è stata dedicata alla parrocchia di San Pietro di Cadore. È soltanto una campana manuale. Adesso andiamo a vedere più da vicino. Ecco qua un'inquadratura del marchio di fonderia. A testimonianza che è una mazzola. E su questo giro è inciso San Pietro di Cadore. La data è riportata qua dietro. Queste sono le maniglie e questo è bellissimo cerpellegno. Come potete notare, vi è un'aspa a cui si potrebbe attaccare una corda. Da quel che so, questa campana non suona praticamente mai. Se non che oggi, ovviamente, che l'ho suonata io. Le suonate immortalate sono l'Angelus, ovvero il battiore delle 12 e la distesa. E poi, considerando che oggi è venerdì, alle ore 3 suonerò ancora una volta la distesa. La distesa della campana, in poche parole. Farò quindi battiore delle 15 e la distesa della campana. Ma prima, dopo i rintocchi, ho deciso di imitare un po' la tradizione abruzzese, ovvero il classico suono della 21ª ora. Cioè 33 tocchi lenti e cadenzati che ricordano gli anni di Cristo. Perché come sapete alle ore 3, il venerdì, si ricorda la passione di Cristo.